Voglio iniziare con tre tipi di concezioni errate che quasi tutti nel mondo hanno riguardo il denaro. La prima cosa che nessuno capisce è che ci sono differenti tipi di crescita. Un tipo di crescita, adesso è difficile spiegare senza l'ausilio dell'immagine, diciamo che è la crescita naturale. Per esempio, la crescita del nostro corpo o la crescita di qualsiasi organismo che esiste in natura. Esso ha una curva di crescita con un apice, dopodiché arresta le sue dimensioni. Il secondo tipo di crescita è di tipo lineare, ma questo non è così importante. Più macchine hai, più prodotti riesci a fabbricare. Ma la più importante è il terzo tipo di crescita, ed è la crescita esponenziale, quella del cancro, che inizia con una cellula, poi con due, poi con 4, 8, 16, 32. Va molto veloce. Questo è il tipo di crescita del nostro sistema monetario, che ha gli interessi e gli interessi composti che crescono in maniera esponenziale. Se Gesù o il padre di Gesù avesse investito un centesimo al tempo della nascita di Gesù Cristo, al giorno d'oggi, se Gesù fosse tornato nel 2000 con il 5% di quell'interesse medio che è stato pagato durante la storia, e se quella banca ancora esistesse, Gesù oggi avrebbe 500 miliardi di palle d'oro, ognuna del peso della terra, al prezzo dell'oro dell'anno 2000. In altre parole, è una cosa impossibile. Gli interessi e gli interessi composti, con la loro crescita esponenziale, possono solo funzionare nell'immediato o nel breve termine, non nel lungo termine. Il punto è che se voi investite come uomini d'affari in qualche cosa, voi dovete avere indietro come effetto del vostro investimento più di quello che la banca garantirebbe come interesse se voi aveste lasciato quel denaro nella banca. Cioè, se avete dei soldi, voi confrontate ciò che ottenete dalla banca come interesse con ciò che otterreste dall'investimento produttivo. Allora, il punto è che il tasso di interesse sul denaro stabilisce il livello minimo di produttività economica di qualsiasi investimento su prodotti voi facciate. Perciò, la crescita esponenziale del sistema degli interessi stabilisce lo stadio della nostra crescita economica. Cioè, è il tasso di interesse che decide se produrre qualcosa è economico o no. E questo è patologico ed è esattamente la ragione per cui tutti i politici parlano continuamente di crescita economica. Quindi è veramente molto importante che noi capiamo bene che questo è impossibile. Un'altra errata concezione, ed è anche la più importante, perché voi potete dire, ok, paghiamo gli interessi nei prezzi dei prodotti, ma noi riceviamo anche gli interessi quando risparmiamo del denaro, quindi la cosa è equilibrata. Se guardate la popolazione tedesca, suddividendola in 10 parti uguali, e cercate quanto e chi guadagna gli interessi e quanto e chi paga gli interessi, noterete che l'80% della popolazione paga il doppio di interesse rispetto a quello che guadagna. Il 10% paga e riceve più o meno lo stesso. Il restante 10% gli entrano tutti gli interessi che la maggioranza dell'80% perde. Perciò in Germania ogni giorno 1 miliardo di euro è ridistribuito dall'80% della popolazione che paga per avere il suo denaro a quel 10% che prende tutto. E nessuno parla di questo, è un tabù totale. Nessuno parla della ridistribuzione del denaro all'interno del sistema stesso. Allora, perché è così? Ci sono molte spiegazioni diverse. Ci sono molte persone che dicono che quel 10% che profitta del sistema monetario impedisce che la gente sappia apertamente come funziona veramente il sistema. Ho parlato con molte persone di quella piccola parte del 10% e se loro avessero la scelta tra continuare con questo sistema o cambiarlo, tutti hanno sempre risposto di preferire l'attuale sistema, ma in realtà il fatto è che sono loro stessi a non capire come funziona il sistema. Ora, lasciatemi dire dei tre risultati. Il primo è che noi abbiamo una continua inflazione, perché se abbiamo gli interessi abbiamo anche l'inflazione. E quel che valeva nel 1950 il marco, nel 2000 vale 20 pfennigs.
Perciò il marco tedesco ha perso in 50 anni oltre l'80% del suo valore. E pensiamo che questo è accaduto a una delle monete più stabili del mondo. Il secondo risultato, sempre in questi 50 anni, è che l'incremento della ricchezza globale del sistema è aumentato incredibilmente di 400 volte, mentre la ricchezza effettiva che entra nelle nostre tasche è aumentata solo di 18 volte. Per cui c'è questo enorme gap tra l'ammontare del denaro che circola e quello che effettivamente noi abbiamo. L'ultimo dei risultati di cui voglio parlarvi è, probabilmente ne avete già parlato stamattina, se osservate il totale delle transazioni monetarie che avvengono in tutto il mondo, soltanto il 3% è la parte che è destinata veramente in beni o servizi, mentre per il 97% si tratta solo di speculazione monetaria. Qui avete la curva A della crescita naturale. La curva C è la crescita esponenziale. Questo è molto importante perché si mostra come l'80% della popolazione attraverso i prezzi dei prodotti paga più interessi di quanto riceva poi indietro. La colonna a destra esprime la realtà di un mondo in cui praticamente 350 persone detengono più della metà della ricchezza totale del pianeta. Vorrei puntualizzare che in questo modo non sto cercando di diffondere invidia sociale. Ciò che voglio mostrare è che né quell'80% che paga più gli interessi capisce come accade che paghi di più, né d'altra parte l'ultimo 10% capisce come fa a ottenere il suo profitto. Allora come possiamo pretendere di cambiare qualcosa che nemmeno noi capiamo? Quindi il mio impegno non è quello di dire questi sono quelli buoni che pagano e quelli gli altri sono cattivi perché lucrano. Il mio impegno è quello di far comprendere il sistema e ciò che va compreso è che tutto questo non è sostenibile. Voi non potete avere un sistema monetario come questo in una democrazia. È impossibile. Perché o hai questo tipo di sistema, ma allora non hai democrazia, o hai democrazia e allora cambia questo tipo di sistema. Quando ero in Argentina diedi una lezione a Buenos Aires e dopo un uomo si avvicinò a me. Quest'uomo aveva lavorato per 36 anni alla Banca Centrale dell'Argentina. Egli mi disse, durante queste lezioni, per piacere, quando mostri questi grafici, parla di come sia impossibile avere una situazione democratica di diritto quando non si ha prima una situazione democratica sul denaro. Per me questa è la cosa più importante da capire. Ma adesso chiediamoci, come possiamo cambiare questa situazione? Ma andiamo avanti. Passiamo ora ai risultati di una tale situazione. Qui abbiamo un marco tedesco, la moneta più forte al mondo, che in 50 anni, a causa dell'inflazione, era ridotto a solo 20 pfennig. Questo è l'incremento nell'assetto monetario, durante lo stesso periodo, sempre in Germania. Le colonne verdi rappresentano la crescita esponenziale della ricchezza totale del sistema, quelle viola rappresentano le entrate nette degli stipendi. Anche questo è molto importante, perché qui la piccola parte verde rappresenta l'incremento delle transazioni economiche per i soli beni e servizi nel mondo. La parte rossa, invece, è l'incremento della sola speculazione finanziaria. In 8 ore nel mercato mondiale è scambiato molto più denaro di quanto tutte le banche centrali del mondo messe assieme possiedono come riserva. Se ci fosse qualcosa che non funzionasse in una simile situazione, non esiste nessuna istituzione al mondo che possa controllare o bloccare il danno. L'arresto della crescita, qui in questo angolo, è dovuto alla nascita dell'euro, i cui effetti nell'immediato bloccarono per un po' la speculazione finanziaria, poi anche l'euro prese parte al gioco.
Questo grafico è stato pubblicato dalla Banca Centrale d'Indonesia. Quando ho scritto il mio primo libro dedicato agli interessi e all'inflazione del denaro, ero ancora convinta che parlando alle istituzioni politiche e bancarie si potesse muovere qualcosa dall'alto per riformare il sistema monetario. Nel libro invece che ho pubblicato l'anno scorso sostengo che l'unico modo per riformare il sistema deve partire dal basso. Ma perché non accade? Perché i politici fanno soltanto quello che la gente capisce. Qui si vede come abbia funzionato la soluzione della moneta locale che è esistita in Austria tra il 1932 e il 1933. Potete vedere che la città di Vorgl chiamò questa moneta certificati di lavoro. Invece degli interessi, per garantirne la circolazione, applicò una piccola tassa sulla moneta, che permise di abbassare l'inflazione. Questo è il demurrage. Interesse negativo non è l'esatta definizione perché si tratta più di una commissione per renderne possibile l'uso. Se noleggiate una macchina e non la restituite, voi pagate una tassa, così come se prendete la moneta e non la restituite, dovete pagare una piccola tassa. Però, se volete avere una banca dove mettere i soldi, allora in questo caso non paghereste la tassa, perché la banca lo rimette in circolo. Io paragono la moneta locale al gettone del supermercato, che ti danno per un euro quando prendi il carrello, e poi te lo restituiscono quando lo rimetti a posto. Voi non potete spendere quel gettone in giro. I soldi della piccola tassa che pagate sulla moneta, comunque poi vi sarà restituita in termini di servizi ai cittadini, che la città può offrire con quei soldi. Ma torniamo al discorso. 5.000 certificati di lavoro circolarono per 400 volte nella cittadina di Vorgl e crearono scambio di beni e servizi per il valore di ben 2 milioni di scellini. Se prendete come tassa sulla moneta il 12% di 5.000 è soltanto 600 scellini, una cifra molto bassa. Loro spesero questo denaro rimettendolo in circolazione, come ha fatto Mr. Perna nel parco della Spromonte, pagando le persone che lavoravano. Ridussero così del 25% la disoccupazione. Hanno incrementato le entrate per la città del 35% e incrementato gli investimenti pubblici del 220%. Gli interessi che oggi in questo sistema paghiamo quando prendiamo un prestito è suddiviso in queste quattro voci. L'1,7% è la commissione per la banca, lo 0,8% è il premio dell'assicurazione contro rischi e il 4% è il premio di liquidità per chi mette da parte il denaro. Poi c'è l'aggiustamento dell'inflazione. Il totale è l'8%. Nel sistema delle monete complementari locali, il premio della liquidità non esiste, dunque il costo della moneta è esattamente dimezzato.